Se volete capire in modo divertente che cosa significa il mondo degli algoritmi, delle grosse compagnie, dei Google, dei Facebook, c'è una serie televisiva, una sitcom si direbbe, che si chiama Silicon Valley, che è bellissima, nel senso che fa molto ridere, fa capire davvero come funzionano questi meccanismi e si capisce bene che non c'è niente di serio in tutto questo, anche se purtroppo poi noi siamo dentro questo tritacarne. Ma come vengono concepite queste idee, come funziona la Silicon Valley, o comunque diciamo la parte più goliardica della Silicon Valley, quella serie lo spiega davvero bene. Allora ci ha raggiunto intanto Raffaele Fiengo, che saluto, e il professor Giorgio Ventre, che è professore di sistemi di elaborazione delle informazioni all'Università di Napoli, quindi è lo scienziato del nostro tavolo, volente o nolente, tocca. E al professore, che purtroppo è arrivato un po' in ritardo, volevamo chiedere all'inizio, ma glielo chiediamo adesso, di darci una definizione di algoritmo, come dire, semplice, no? Adatta ai giornalisti, quindi si metta nei miei panni, che sono giornalista e che non la capirò sicuramente, quindi ci dia una definizione di algoritmo, ma soprattutto poi sviluppi un attimo dal suo punto di vista il ragionamento che ha fatto Michele, che mi sembra fosse ben denso di questioni tecniche. Grazie. Sì, che mi usa come controparte quando in realtà credo di non esserlo, anzi sono, diciamo, decisamente su posizioni molto più simili alle sue. Piuttosto grazie, assolutamente grazie di questo invito, è veramente per me un piacere, diciamo, parlare qua. Allora, io non mi azzardo a dare una definizione di algoritmo, preferisco partire da quello che è, diciamo, la prima domanda delle tante che mi ha fatto Michele, cioè quello sulle competenze tecnologiche, e partire quindi da un altro approccio, cioè che cos'è il pensiero computazionale? Cioè, allora, oggi noi stiamo cercando di portare nelle scuole l'insegnamento del coding, cioè della programmazione, cioè quello di la capacità di sviluppare degli algoritmi. L'algoritmo in realtà non è altro che una sequenza di istruzioni che risolvono un problema. È una sequenza che è, diciamo, dovrebbe produrre un risultato che gli informatici chiamano deterministico, cioè sicuro, fisso, stabile. Non è mai vero, basta che voi giocate un videogioco vi accorgete che non è mai così, cioè, quelli sono algoritmi che non sono assolutamente deterministici, assolutamente, perché dipendono da tantissimi fattori esterni. Quindi in realtà, allora, dalla definizione algoritmo capiamo subito che in realtà l'algoritmo sarebbe quello, cioè una sequenza di istruzioni che porta un risultato stabile, esatto, definitivo, soltanto se questo algoritmo non interagisce con l'esterno. Quando interagisce con l'esterno, l'algoritmo non è più deterministico, o almeno può non essere più deterministico. Allora, tornando al discorso delle competenze, se noi stiamo cercando di far capire ai bambini come funziona un calcolatore, che cos'è il coding, evidentemente, forse probabilmente anche i giornalisti dovrebbero avere una competenza di natura tecnologica, ma anche i notai, anche i medici, anche chi si occupa di pubblica amministrazione. Ora però vorrei chiarire che il problema principale culturale che stiamo cercando di affrontare col portare l'insegnamento della programmazione nelle scuole non è quello tecnologico, perché quello tecnologico paradossalmente è secondario. Quello che noi vogliamo cercare di insegnare è questa cosa del pensiero computazionale. Che cos'è il pensiero computazionale? Niente di particolare, è semplicemente un modo per definire una modalità di ragionamento, di soluzione di problemi, che tanto per cambiare è fatto sulla scomposizione di problemi grandi in problemi piccoli e nell'elaborazione di soluzioni fatti da passi, diciamo, successivi, e su una loro formalizzazione, in modo tale che siano quanto più possibile non ambigui, cioè nel senso non ci sia confusione. Allora, quindi, diciamo, sul discorso delle competenze, secondo me c'è poco da dire, cioè tra 10 anni, se tutto va bene, avremo delle persone che naturalmente, quando escono dal processo della scuola e dall'università, avranno delle competenze tali da digerire il mondo che ci circonda in maniera assolutamente, diciamo, naturale, quindi senza vedere il digitale come qualcosa di esterno. Il discorso però chiaramente si complica
nel vostro caso, nel caso dei, diciamo, delle notizie, della notizia. E qua utilizzo un'altra definizione fatta da un famoso professore di informatica, un famoso, diciamo, ricercatore di informatica, che si chiama Virti, che dice: algoritmi più strutture dati è uguale programmi. Che significa? Cioè, io quando faccio del software, un programma, non ho soltanto l'algoritmo, cioè anche i dati. Quindi allora la mia preoccupazione è: chiaramente devo fare un algoritmo che è una sequenza di istruzioni che sia chiara, equivoca, comprensibile, che fa quello che spero io voglia fare, però a fianco ci metto i dati. Quindi se io su un algoritmo perfetto metto dei dati che sono uno schifo, chiaramente non funziona più niente. Quindi significa che il problema principale non è soltanto, diciamo, la trasparenza dell'algoritmo, ma chiaramente anche della qualità dei dati. E faccio un esempio, che vi garantisco un esempio casuale che mi è venuto in mente adesso, mi scoccio di te sul telefonino, diciamo, un altro esempio. Allora, la consulente della Merkel, ok? Faccio l'esempio della consulente della Merkel. Cioè, io devo dire, ho visto, diciamo, per ore e giorni questa persona, che peraltro cioè una persona amabilissima che non conosco, che è stata definita come la consulente della Merkel, fin quando poi qualcuno non è andato a controllare questa che cacchio fa, e questa qua fa un lavoro dignitosissimo, ma non è la consulente della Merkel. Ripeto, l'esempio è assolutamente casuale, non c'è assolutamente intenzione di cavalcare questa o quella notizia, potete trovarne, diciamo, altrettante in altri campi, diciamo. Quindi quindi il discorso della qualità del dato fa capire il rischio dell'effetto di propagazione. Cioè, nel senso, uno fa una notizia che effettivamente sembra anche abbastanza affascinante, cioè quella di una ragazza italiana che, diciamo, lavora e che viene, si candida alle elezioni. Poi è chiaramente la tentazione immediata è quella di dire: ok, la prendo, la rielaboro poco a poco e la mando avanti anch'io. Però chiaramente questo è un meccanismo di propagazione che è letale. Quindi significa che il problema è capire il coding, ma capire anche il concetto di qualità del dato, che può sembrare una cosa banale, ma invece è la cosa più importante. Tant'è vero che noi informatici, quando noi ci prendiamo carico di rinnovare un sistema informativo, utilizziamo un termine che è stato usato qui dentro sempre da Michele: bonifica. Noi bonifichiamo i dati, cioè quando per esempio si cambia il sistema informativo del Comune di Napoli, si va a cercare di fare una bonifica dei dati, perché si scoprono che ci sono persone che sopravvive e che invece sono morte, persone che sono morte e che invece sopravvive, persone che non sono mai vissute, cioè, e cose di questo genere qua. Quindi il problema della bonifica è un problema, diciamo, importante. Allora, io quindi, al di là della competenza tecnologica, io credo che ci sia un problema di analisi effettivamente di come usare la rete per validare le notizie in rete, cioè la rete come strumento di bonifica di se stessa. Io sono terrorizzato dall'idea del pulsante rosso che c'ha il ministro degli interni per bloccare le fake news, perché non credo, non mi piace. Cioè, secondo me, al di là del fatto, cioè, da un ignorante ingegnere come sono io, c'ha degli aspetti, diciamo, di incostituzionalità che sono totali. Ma al di là di questo fatto qua, diciamo, c'è evidentemente un problema, che non esiste un pulsante rosso, non può, cioè l'unico pulsante rosso che ci può essere è la nostra capacità di analisi, la nostra capacità di confronto, la nostra capacità di correlare dati, correlare informazioni. Cioè, se una fonte mi dice A, ma mi accorgo che c'è un'altra fonte che dice una cosa abbastanza differente su quella stessa notizia, evidentemente devo trovarne una terza, devo cercare le correlazioni su questa cosa qua. Un altro termine che mi ha fatto, diciamo, sulla definizione usata da Michele, quello dell'inconsciamente legato all'algoritmo, l'inconsciamente. Io non sono, ammetto, devo dire, non mi piace, non credo che esista nessun algoritmo che faccia una cosa inconscia, perché in realtà tutti gli algoritmi non hanno una capacità, diciamo, di coscienza, però chi ha programmato l'algoritmo ce l'ha assolutamente. Ora però tieni presente, Michele, che il problema è che oggi i sistemi software sono un gran casino, sono un gran casino. Mi sono andato a vedere delle statistiche su che significa oggi la dimensione media di un sistema software. Un sistema software decente, che può essere quello del pilotaggio di un drone, per esempio, che peraltro è un gingillino, niente male, visto che un drone può portare missili, può far male, eccetera. Un sistema militare per un pilotaggio di un drone sono decine e decine di milioni di linee di codice.
che significa che non c'è uno che l'ha sviluppata, ma ci sono tantissime persone che l'hanno sviluppata e nessuno sa quello che ha fatto l'altro. Sempre su internet andate a vedere i casi famosi di errori di algoritmi che hanno buttato all'aria missili, città, che hanno fatto saltare equilibri, cioè sono costati 650 milioni di dollari nel caso di Ariane 5, che era un bug che erano 100 linee di codice, ha fatto saltare la prima missione di Ariane 5. Quindi significa che purtroppo c'è una grande complessità, un'enorme complessità, e non credo che soltanto un'analisi tecnologica possa risolvere, perché non riusciamo a risolverla noi. Cioè, oggi quando noi facciamo del software ci accorgiamo che praticamente il problema è andare proprio a validarlo, andare a capire come funziona, tant'è vero che infatti noi stessi siamo i beta tester delle grandi aziende che fanno software, cioè se no non si capisce perché un'app ci viene rinnovata ogni 500 volte in un anno, cioè scarichiamo 500 volte la stessa app, che ci dicono guarda, questa è una versione che cambia su questa è una versione che cambia su questo, intanto noi facciamo i beta tester e quando non funziona ci incazziamo, perché chiaramente è fin quando è la prenotazione del treno, amen, ma quando è il controllo del livello di ossigeno all'interno dei condotti dell'ossigeno di un ospedale, cioè è una cosina che cambia un po' di più evidentemente, cioè i beta tester poi vanno al camposanto, diciamo, se c'è un bug pesante. Quindi, tant'è vero, infatti, volevo citare come esempio, tu hai parlato di hamburger, in realtà c'è una notizia, mi avviso, che più carina, cioè che la città di New York sta lavorando per avere una maggiore trasparenza degli algoritmi, cioè la città di New York usa tantissimi algoritmi, sono algoritmi che vengono usati per l'assegnazione di food stamp, per anche il dispatching delle macchine della polizia, di vigili del fuoco, allora giustamente la città, e specialmente i gruppi di interesse sulla città, dicevo, di controllo, dicono noi vogliamo avere maggiore trasparenza degli algoritmi, perché se io vedo che ci sono più macchine della polizia nella zona, in una zona diciamo più di colore rispetto a un'altra zona, probabilmente potrebbe essere un bias, potrebbe essere portare a delle ingiuste fermi di polizia, eccetera eccetera. Se non che cosa succede? La stessa città di New York, che è la parte quindi tecnologica città di New York, dice sì, d'accordo, va benissimo, De Blasio è una persona eccellente, quindi, però dice ok, d'accordo, va benissimo, per me va benissimo chiedere a queste aziende di avere trasparenza sugli algoritmi, però e se non ce lo danno? Perché in fondo l'algoritmo è la loro proprietà intellettuale, cioè quella loro hanno vinto, diciamo, la commessa di New York, perché evidentemente avevano un algoritmo migliore sotto tutti i punti di vista, potrebbe essere da un punto di vista prestazionale, tecnologico, anche semplicemente costa di meno, ma costa di meno perché gli hanno, invece di essere 20 milioni di codice e 10 milioni di codice, significa ridurre il 50% i costi di sviluppo, quindi, e loro potrebbero dire io non te lo voglio far sapere, preferisco non venderti la cosa. E allora nasce un dilemma, cioè ha più ragione la ragion di Stato di avere un algoritmo comunque efficiente che fa il dispatching delle macchine della polizia o dei vigili del fuoco o che assegna i food stamp sbagliando di meno, oppure invece io faccio una questione di principio e dico no, te ne vai, mi devi dare l'algoritmo. Tra parentesi, tornando al punto di prima, quando anche questa azienda mi desse l'algoritmo, mi desse il codice, open source, no? Come sapete il termine, open source, mi desse il codice, ma io sono veramente capace di andarlo a controllare. Ma sapete quanti anni di tempo dovevi fare per poter andare a capire lì dentro che cosa c'è, che cosa fa, dove c'è il punto critico, dove c'è l'if che mi fa la decisione di una cosa rispetto all'altra? E allora probabilmente ci dobbiamo inventare qualche cosa di nuovo, dobbiamo inventare qualche cosa legato forse a terze parti, dobbiamo cominciare a vedere il software e gli algoritmi da un punto di vista non delle linee di codice, ma da un punto di vista comportamentale, cioè nel senso io ti considero una scatola nera, però ti faccio degli input e vedo tu come reagisci, se reagisci in maniera prevedibile per me va bene, se reagisci in maniera non prevedibile o comunque non come quello che io spero, allora per me non va bene. Ecco, scusami Giorgio, un passaggio, perché secondo me qui c'è un passaggio vitale. Quello che dice Giorgio è inappuntabile, l'algoritmo al momento è nella sfera del copyright. Io però, noi siamo tutti dipendenti, siamo stati, di aziende che in questi ultimi 10 anni hanno ceduto il proprio copyright
ai service provider in nome di un principio che peraltro io condivido totalmente: la circolarità dell'informazione prevale sulla proprietà dell'informazione. Io sono leale suddito di questo principio, per cui sono contrario a quelle cialtronate degli editori che chiedono di insomma monetizzare questo passaggio. Però, e lo chiedo a chi circola il sapere, allora questo principio, la circolarità dell'informazione del sapere prevale sulla proprietà, deve valere per l'intera catena del valore, a cominciare dal codice sorgente, perché altrimenti qualcuno ha giobbato. Torno a dire, capisco assolutamente, però diciamo il mio scetticismo non è uno scetticismo politico, è uno scetticismo diciamo tecnologico, nel senso il mio scetticismo dice: guardate, quando anche Google mi desse il suo algoritmo, diciamo, io probabilmente per capirne qualche cosa ci metterei 2 anni e mezzo, e poi peraltro mi accorgo che Google lo cambia le soglie, i fattori, come voi sapete, tant'è vero c'è una lotta continua tra chi si occupa di search engine optimization, SEO, e Google che cerca di fottere perché cerca di fare, quindi è un gioco di soglie, cioè di tuning dell'algoritmo, non tanto di cambiamento dell'algoritmo. Tant'è vero, infatti, voi sapete che continua a esserci una procedura dell'Unione Europea contro Google sulla trasparenza del search, eccetera. Volevo poi dire sul discorso dell'uomo versus bot. Questo è un algoritmo, è un problema molto, molto affascinante. Io ho avuto la fortuna che quando sono stato in America, nell'università dove stavo, dove io ero, diciamo, dove lui vuol mettere, cioè nell'angolo oscuro degli ingegneri, al buio, diciamo, c'era un professore di filosofia del linguaggio che si chiama John Searle, che aveva fatto questa idea della camera cinese, cioè nel senso, siccome lui era molto scettico nei confronti del concetto, cioè della capacità di fondo dell'intelligenza artificiale, lui si inventa una cosa che è la camera cinese, cioè io devo cerco di capire al di fuori di una camera chi c'è dentro, e se c'è dentro c'è un automa o un essere umano che mi risponde, ok? E ce ne sono tantissimi, diciamo, di test di questo genere. Io è evidente che dobbiamo capire di che parliamo. Se parliamo di tweet, allora non c'è niente da fare, siamo fottuti. Cioè, oggi sul tweet la camera cinese non, diciamo, Searle l'ha perso. Così, è innegabile. Su una pagina cambia radicalmente, evidentemente, quindi c'è e ce ne vorrà ancora tantissimo, rimango molto perplesso su questo. L'ultima cosa di cui volevo parlare è un'altra chiamata in causa che mi ha fatto Michele, cioè il discorso come le università come validatori dell'algoritmo. Ok, va bene, si potrebbe anche fare, perché in teoria dice ok, qua lì dentro siamo quelli che sono competenti. Io non lo so, non credo che sia possibile, per tutto perché molto spesso le università sono naturalmente alleate di queste grandi aziende, diciamo, lo dice uno che ha un accordo con Apple, peraltro molto trasparente, molto, diciamo, molto corretto, quindi sulla formazione in maniera molto trasparente, però diciamo Cicero prodomo sua, cioè io devo farvi capire che c'è un possibile conflitto di interessi. Tant'è vero che poi peraltro molte innovazioni, molte di questi over the top, di queste aziende, queste start-up di cui si parlava prima, nascono dall'università, quindi in realtà diciamo io non credo di essere io una terza parte, diciamo, non come persona, come istituzione. Certo, indubbiamente c'è bisogno di una terza parte, torniamo al discorso di prima, della validazione come black box, come comportamento, questo sicuramente si può e si deve fare. Naturalmente la cosa che mi viene più in mente e sui sistemi, cioè così come lo Stato ha diritto di essere conscio della sua dipendenza dall'intelligenza artificiale, cioè dal machine learning, chiamatelo come volete voi, e infatti tant'è vero che è stata fatta una commissione che insomma tende per la prima volta a parlare di questi temi all'interno della pubblica amministrazione, così dovreste fare voi, evidente questo, non c'è nulla. Un'ultima cosa e poi chiudo, e chiedo scusa se ho sforato, diciamo, la cosa, e che però mi ha fatto un sacco di domande, quindi il discorso, stiamo peraltro attenti a fare una differenza tra algoritmi e piattaforme, che è poi quello che comunque appunto Michele giustamente ha fatto vedere. Facebook funziona su algoritmi, cioè la capacità di farmi vedere le news che mi interessano, che lui presume che mi interessano, è fatto un algoritmo suo. Però è anche vero che è una grande piattaforma che fa vedere il caso dei bambini, diciamo, di quello che chiede aiuto
message in the bottle e arriva a qualcuno che miracolosamente avviene. Quindi è evidente che noi dobbiamo evitare di buttare il bambino con tutta l'acqua, dobbiamo cercare di capire che significa effettivamente trasparenza, bisogna cercare di capire che cosa dobbiamo controllare e cosa non potremo mai controllare, ma non perché non ce lo fanno controllare, perché anche, ripeto, perché se ce lo dessero sarebbe probabilmente difficile da controllare. E dobbiamo però capire che queste piattaforme sono oggettivamente, come su questo figuratevi, condivido totalmente la visione ottimistica, positivistica di Michele, sono il miglior modo che noi abbiamo oggi per interagire. E quindi su questo, diciamo, però qualcosa si deve fare. Grazie, scusate se...